Accordo PD e Ricce che vogliamo, intesa sul sostegno della candidatura a sindaco di Daniela Toscano. Gianni Mauro fa un passo indietro, aperto il confronto con altri movimenti in vista delle elezioni ricine. Intrappolati sotto le macerie, paura questa mattina a Campobello di Mazara per 3 operai impegnati nella ristrutturazione dell'ex cinema Olimpia che è crollato. I lavoratori sono stati salvati dai vigili del fuoco. Fondo pensioni per la Camera di Commercio. L'onorevole Ninoddo ha presentato un emendamento alla finanziaria regionale che punta a garantire i pensionamenti degli enti camerali. Lezio magistrali all'alberghiero. Il professor Franco Berrino ha partecipato ad un importante convegno promosso dall'Istituto Scolastico. E per lo sport, concentrati per l'Ascoli. Mirko Pigliacelli, portiere del Trapani Calcio, ha analizzato il pareggio con l'Avellino e si proietta di già alla prossima sfida, quella di sabato, proprio ad Ascoli. Eccoci nuovamente in diretta con la nostra seconda edizione del TG. PD ed Erice che vogliamo hanno trovato un'intesa in vista delle prossime elezioni amministrative. Si punta sulla candidatura a sindaco di Daniela Toscano. Il movimento Erice che vogliamo fa un passo indietro e ritira la candidatura a sindaco di Gianni Mauro per puntare su Daniela Toscano. Adesso è ufficiale. L'accordo era nell'aria già all'indomani della vittoria della Toscana alle primarie del PD e lo stesso sindaco Tranchida, commentando l'affermazione del suo assessore alla consultazione interna IDEM, aveva auspicato un'intesa con il movimento per intraprendere un percorso comune, che già stava nelle cose, visto che PD ed Erice che vogliamo sono alleati da 10 anni nell'azione di governo a sostegno dell'esecutivo Tranchida con propri rappresentanti in giunta, tra cui lo stesso Gianni Mauro e Daniela Toscano. Tutto confermato quindi, il sigillo dell'ufficialità è arrivato oggi dopo la riunione di ieri sera con un comunicato congiunto a firma del segretario del PD di Erice Gian Rosario Simonte e Gianni Mauro, portavoce del movimento Erice che vogliamo. Nel documento viene rimarcata chiaramente la pari dignità e la pari assunzione di responsabilità tra le due forze politiche, che tradotto sta a significare che il movimento, in caso di vittoria alle prossime elezioni, avrà un riconoscimento importante nella giunta toscana, probabilmente con la vice sindacatura che potrebbe andare a Gianni Mauro, anche se alla fine sulle scelte future incideranno i risultati delle liste. Ma in questi giorni il confronto è aperto anche con altri movimenti, confermato l'appoggio alla Toscana da parte di Progetto per Trapani, che potrebbe esprimere propri candidati nelle liste, che dovrebbero essere almeno 7. Forse anche 8, a prendere per vero le notizie che circolano dal fronte del cartello politico schierato a sostegno di Daniela Toscano, che ha dalla sua anche l'appoggio di Peppe Scirobisi del Comitato Cittadini per Erice. Confronto aperto anche con Cives. A riguardo c'è stato un primo incontro a cui ha preso parte tutto il direttivo, a partire dal segretario Piero Spina, dal presidente Salvatore Galluffo. Presente anche il consigliere Peppe Spagnolo. Il movimento si era già espresso per fare delle primarie di coalizione che alla fine non saranno fatte. Quindi è probabile che Cives aderirà alla coalizione di centrosinistra sia su Erice con la Toscana che a Trapani con Savona. Da questo fronte nei prossimi giorni si terrà un secondo incontro promosso dal candidato sindaco del capoluogo, a cui è stato invitato a partecipare anche il segretario di Cives, Piero Spina, che ha comunque assicurato tempi brevi per ufficializzare la posizione del movimento alle elezioni amministrative della prossima primavera. Ottica da Leo, dal 1953. Due operai impegnati nella ristrutturazione di un ex cinema sono rimasti sotto le macerie dopo il crollo della struttura. È accaduto a Campobello di Mazara, a salvarli i vigili del fuoco. Tragedia spiorata questa mattina a Campobello di Mazara. L'ex cinema Olimpia in fase di ristrutturazione è crollato. All'interno 3 operai
due sono rimasti sotto le macerie e per un attimo si era anche temuto il peggio. Scattato l'allarme in via Risorgimento, sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti ad estrarli vivi. Adesso sono ricoverati all'ospedale di Castelvetrano, dove sono stati accompagnati dalle ambulanze del 118. I feriti, Salvatore Mulè e Vincenzo Masini, hanno riportato trauma cranico e fratture in diverse parti del corpo. Non sarebbero in pericolo di vita. Il loro collega, invece, è rimasto illeso. A quanto pare, gli operai, al momento dell'incidente, stavano eseguendo lavori di consolidamento di una parete. Il crollo è stato improvviso e senza alcun apparente segnale di cedimento. Ad eseguire gli interventi di ristrutturazione è la ditta Costruzione di Messina. Il cantiere è stato sequestrato su disposizione dell'autorità giudiziaria. A condurre le indagini sono i carabinieri chiamati a far luce sulla vicenda e ad accertare le cause del crollo. Frattanto il sindaco di Campobello, Giuseppe Castiglione, si è recato al Vittorio Emanuele di Castelvetrano per far visita agli operai ricoverati. Avvieremo subito, ha detto il primo cittadino, dopo essersi sincerato sulle loro condizioni, gli accertamenti per verificare le ragioni del cedimento che poteva culminare in tragedia. Nella giornata di ieri i vigili urbani avevano disposto il divieto di transito a veicoli e pedoni in prossimità dell'area interessata dai lavori, un divieto che sarebbe dovuto scattare anche per la giornata di domani, in previsione della prima gettata della colata di cemento prima dell'intervento che dovrebbe restituire alla comunità campobellese il cinema Olimpia nell'ambito di un progetto di riqualificazione. Un furto è stato messo a segno domenica scorsa ai danni della lavanderia Le Bolle Blu di piazza Ciaccio Montalto a Trapani. Per accedere nei locali, i ladri, che sono entrati in azione intorno alle 14.30, hanno sfondato la vetrina. Una volta dentro hanno fatto man bassa di spiccioli, riuscendo a mettere insieme poco meno di 10 euro. Portato a compimento il loro progetto, sono fuggiti, riuscendo a far perdere le loro tracce. A dare l'allarme sono stati gli operatori della Metronotte, che ha informato il titolare. Il furto è stato poi ovviamente denunciato ai carabinieri. La senatrice Pamela Orru ha presentato un disegno di legge in Senato per azioni a sostegno delle vittime di violenza di genere e dei centri antiviolenza. Vediamo. Una serie di misure idonee a fornire alle vittime di violenza domestica e di genere la possibilità di vivere la propria autonomia economica e psicologica con il sostegno di una specifica figura, il tutor, che le accompagni e le assista in questo percorso. Questo è il contenuto del disegno di legge presentato in Senato dalla senatrice trapanese Pamela Orru. Il DDL presentato dall'esponente del PD, frutto di una elaborazione comune svolta con l'associazione trapanese Cotulevi, nasce dal confronto con le esperienze di centri e sportelli antiviolenza che sono quotidianamente in prima linea contro la violenza sulle donne ed è stato sottoscritto da altri 46 senatori. L'intento è quello di recepire, per superarle, le difficoltà attualmente segnalate dagli operatori nel contrasto al fenomeno, introducendo ulteriori strumenti giuridici. Centrale, in questo senso, è la figura del tutor che affiancherà la donna vittima di violenza nel percorso di recupero della propria libertà e integrità fisica e fornirà adeguate forme di supporto psicologico anche agli orfani di vittime di femminicidio, operando in sinergia con la rete dei servizi già attiva sul territorio, in particolare con i centri antiviolenza, di accoglienza e di ospitalità e con le case rifugio ad indirizzo segreto. I tutor potranno essere scelti tra soggetti operanti nel mondo del volontariato, del servizio civile, dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, tra i praticanti avvocati, i tirocinanti psicologi e assistenti sociali e dovranno prima seguire corsi di formazione specifici e un periodo di tirocinio. Nel DDL della senatrice Orru sono inoltre contenute disposizioni che prevedono un contributo economico a sostegno delle vittime prive di possibilità economiche per la durata di 3 mesi, l'assistenza nella ricerca di un lavoro e l'accesso a detrazioni e benefici fiscali per i datori di lavoro che assumono donne vittime di violenza. Ai centri e agli sportelli antiviolenza viene riconosciuta la facoltà di chiedere, con carattere di priorità, l'assegnazione di beni confiscati alla mafia per i propri compiti istituzionali e per offrire alloggio alle donne vittime di violenza nel periodo di emergenza. Questi soggetti inoltre potranno costituirsi parte civile nei processi anche per il recupero delle spese affrontate per sostenere le donne maltrattate attraverso l'assistenza di avvocati iscritti in appositi elenchi presso i consigli dell'ordine. E l'onorevole Ninoddo ha presentato all'ARS un emendamento alla finanziaria per l'istituzione di un fondo previdenziale per i dipendenti delle Camere di Commercio. Il deputato regionale del PSI Ninoddo ha presentato un emendamento alla legge finanziaria sulla istituzione di un fondo pensioni a termine delle Camere di Commercio siciliane, che a differenza di quanto avviene nel resto del paese fungono anche da enti previdenziali dei loro ex dipendenti.
L'iniziativa dell'onorevole Oddo si inserisce nell'ambito della riforma del sistema camerale voluto dal governo nazionale, che ha portato al dimezzamento del diritto annuale, unica fonte di sostentamento delle camere di commercio, il che ha messo in discussione la tenuta del sistema camerale, con i dipendenti preoccupati per il loro destino, temendo anche per il pagamento degli stipendi. Ed in Sicilia, per di più, c'è da fare i conti con il pagamento delle pensioni. E l'emendamento di Oddo punta proprio a dare una soluzione al futuro previdenziale dei dipendenti delle Camere di Commercio tramite l'istituzione di un fondo garantito di beni immobili di proprietà delle stesse. Un provvedimento che mira a dare più serenità ai lavoratori, così come rimarcato dal parlamentare socialista. Tra le altre cose, l'articolo 3 chiarisce che al fondo sono versate le ritenute applicate al personale e i contributi previdenziali e assistenziali operati mensilmente dalle Camere, e che allo stesso affluiscono per la copertura del fabbisogno pensionistico risorse finanziarie provenienti dal bilancio dello Stato e dal fondo perequativo istituito presso l'Union Camere Nazionale. Sempre tutto incluso. Sì, bagaglio in stiva e servizio catering da VIP. Prenotazioni su www.aliblumalta.com. Un comitato tecnico-scientifico che si occupi del riconoscimento del titolo di patrimonio UNESCO per alcuni siti della provincia di Trapani. E questa la proposta del sindaco di Calatafimi Segesta, Vito Sciortino. Nei prossimi giorni il sindaco di Calatafimi Segesta, Vito Sciortino, proporrà agli amministratori dei comuni Elimo e Ricini e a quelli di Trapani, Marsala, Castelvetrano e Favignana, agli operatori culturali e agli operatori turistici, la costituzione di un comitato tecnico-scientifico che, sulla base dell'eccellente lavoro svolto dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Trapani, Francesco La Grassa, insieme ai diversi partner in occasione del riconoscimento del titolo Erice, capitale della cultura, curi le varie fasi operative per il conseguimento del riconoscimento del prestigioso titolo di patrimonio UNESCO per alcuni siti della nostra provincia, Parco di Segesta, Parco di Selinunte, Mozia, Erice, Egadi e Saline. È infatti innegabile, ha dichiarato il sindaco Sciortino, che il riconoscimento del percorso arabo-normanno come patrimonio UNESCO abbia contribuito notevolmente nel riconoscimento di Palermo, capitale della cultura. Il sindaco di Calatafimi Segesta è fortemente convinto che tale riconoscimento, legato a un diverso approccio all'apertura dei siti anche nelle ore serali, almeno in estate, contribuirà notevolmente all'incremento dei visitatori nella nostra provincia con l'allungamento del periodo di permanenza. Sciortino ha poi chiamato in causa la positiva stagione teatrale delle Dionisiache 2016, che con 16.500 presenze e un sostanziale pareggio di bilancio testimonia che la cultura, ha rimarcato il primo cittadino, è l'asse portante dello sviluppo economico-culturale del nostro territorio, laddove sia indissolubilmente legata alle nostre eccellenze enogastronomiche, alla luce particolare del nostro territorio e ai mille colori delle nostre campagne. Partecipato incontro nella parrocchia dell'Annunziata in occasione della presentazione delle strade della poesia, incontri itineranti che partendo da Trapani toccheranno le maggiori città italiane. Presente il presidente dell'associazione Teatro Cultura Jeppolo Di Patti, ente organizzatore del tour letterario. Quella di Trapani è stata anche l'occasione per assegnare i premi del concorso poetico Michele Messina. Presenti all'incontro anche i poeti del gruppo della parrocchia di San Michele. Particolare interesse è stato poi mostrato per la lettura di alcune composizioni tratte dal volume Un mare di speranze del poeta trapanese Michele Messina. Iniziativa ieri all'Istituto Alberghiero di Erice per il convegno che ha ospitato il professor Franco Berrino, medico, patologo, direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, che ha promosso lo sviluppo dei registri tumori in Italia e in Europa e degli studi per indagare il rapporto fra stile alimentare, livelli ormonali, incidenza del cancro e sperimentazioni sullo stile di vita. L'obiettivo è dunque duplice. Da un lato vorremmo che i ragazzi si facessero promotori di un piano di educazione alimentare da diffondere sul territorio, dall'altro sicuramente cogliamo anche da questi eventi tutte quelle opportunità che possono avere sicuramente un riscontro positivo sul piano della professionalità. Un nuovo mercato, l'idea di mettere insieme la dieta mediterranea con la macrobiotica, credo che sia una delle possibilità che gli studenti debbano valutare per il loro futuro.
La ricerca scientifica e la revisione di tutti gli studi che sono stati fatti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano di mangiare quello che l'uomo ha sempre mangiato prima della rivoluzione industriale, cioè i cereali integrali, i legumi, le verdure, la frutta oleaginosa, noci, nocciole, mandorle. Questo deve essere l'alimentazione quotidiana. Quindi il pane va bene, ma pane integrale. Il riso va bene, ma il riso integrale. L'orzo va bene, ma l'orzo decorticato. E così via. Cereali, legumi, verdure e frutta sono il cibo dell'uomo, è il cibo che aiuta a prevenire le malattie croniche. È molto ben dimostrato che si riduce il rischio di ammalarsi di diabete, di ammalarsi di infarto, di ammalarsi di cancro, di ammalarsi di malattie, anche le malattie neurodegenerative. E quali sono invece le false informazioni che si sono fatte strada nell'opinione pubblica in merito al cibo e che bisogna sapere che sono false? E purtroppo c'è un enorme potere pubblicitario, no, per farci consumare dei prodotti che non sono i migliori per la nostra salute, che occasionalmente si possono anche mangiare, ma l'enorme pressione per le bevande zuccherate, per esempio. C'è una pubblicità enorme delle bevande zuccherate e anche delle bevande zero, che comunque fanno male anche loro. C'è un'enorme pressione per il consumo di salumi, per esempio, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice i salumi meglio non mangiarli. Nino Grammatico, hair and makeup designer trapanese, è al Festival di Sanremo 2017 grazie alla collaborazione con l'agenzia Al Pacino, official lookmaker della Kermesse. Nino Grammatico, oltre a curare le acconciature e il trucco dei cantanti dei VIP per Sanremo, curerà il look anche per la partecipazione ai programmi Sanremo Sanremo, Anteprima Festival, Il Dopo Festival, La Vita in Diretta e Parliamone Sabato. Ieri si è svolto un open day al Teatro Comunale di Custonaci sulla presentazione della prima edizione Teatro Festival Città di Custonaci, che dà il via ad una nuova idea di teatro. Uno spazio dedicato alla drammaturgia contemporanea con creazioni che mettono al centro l'attore. Laboratori teatrali, musical, spettacoli teatrali e non solo. Il Teatro Festival propone 5 spettacoli, si comincia l'11 febbraio e si termina il 6 maggio. Il tutto è organizzato dalla Proloco di Custonaci con il patrocinio del Comune di Custonaci. Ci saranno numerosi artisti che allieteranno le serate esprimendo tutto il loro talento. L'assessore alla cultura, turismo ed eventi del Comune di Custonaci, Silvia Campo, è soddisfatta di questa iniziativa e dell'impegno da parte dei protagonisti del Teatro Festival. L'amministrazione comunale punta su una nuova idea di teatro, un teatro che miri alla valorizzazione soprattutto delle realtà artistiche teatrali locali e in particolar modo anche a valorizzare i nostri giovani. Per questo abbiamo stipulato un accordo di collaborazione con la Proloco di Custonaci e i Liberi Ragazzi, che rappresentano una palestra formativa, culturale e sociale ben radicata nella nostra città. Per questo porteremo avanti insieme questa rassegna di prosa e permetteremo anche a tutti i giovani o comunque a tutti gli amatoriali, a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo artistico, soprattutto teatrale, di potersi confrontare anche con degli attori professionisti. Anche il presidente della Proloco, Renato Bica, ha commentato così questa iniziativa. Sabato 11 con un serale alle 20:45 l'ingresso e con uno spettacolo dal titolo Quel burattino di Pinocchio, proprio a cura dei Liberi Ragazzi della Proloco di Custonaci, uno spettacolo che ha avuto un musical riscritto da noi che ha avuto veramente un grandissimo successo. Ovviamente si passa dal teatro amatoriale a quello professionista e il giorno 3 marzo invece, che è un venerdì, avremo Il Silenzio è Mafia, regia di Ivan Alabrese, una compagnia teatrale trapanese, ma che sono dei professionisti che sono in tour per le scuole di tutta Italia. E ovviamente non poteva mancare un nome importante del teatro italiano, una figura femminile d'eccezione, Isabella Carloni, che sarà qui invece domenica 2 aprile, nel pomeriggio della domenica,
e così via. Continueremo il 22 e il 23 di aprile con un altro spettacolo dal titolo Varietà Tattà, sempre dei liberi ragazzi della Prologo di Bustamaci, e concluderemo il giorno 6 di maggio con un illustrissimo siciliano palermitano, Salvo Piparo, e con un meraviglioso Orlando Furioso. Ma tutte queste notizie le troverete sicuramente sia sui nostri manifesti, ma addirittura su questi pieghevoli. Speciale febbraio, smartphone a solo un euro. Scegli fra tutti i modelli in offerta, con 2 giga di traffico inclusi. Vodafone Store Martinez, via Fardella, Trapani. E adesso lo sport. Questa mattina lo stadio provinciale ha ospitato più di 4.000 alunni della scuola della provincia per una partita di solidarietà dal messaggio importante: dire no al bullismo. Abbiamo un problema. Arriva. Trapani Calcio, Pallacanestro Trapani, cantanti del programma televisivo di Amici, vecchie glorie del Trapani, tutti insieme per dire no al bullismo. Un evento che è stato l'ultimo step anticipato da degli incontri a scuola. Una giornata all'insegna della sensibilità a cui le maggiori realtà sportive trapanesi non si sono sottratte. Un'altra volta vediamo ora che lo sport come veicolo, come strumento per comunicare dei valori, degli obiettivi che abbiamo, è un'altra volta un grande successo. A seguito però di questa partita, spero che dopo le belle parole che vedo, le striscioni che vedo, l'iniziativa bellissima, sportiva così, spero che seguano i fatti. Veramente il bullismo è una bruttissima bestia. Noi come Lega B abbiamo oggi la giornata per la città, che il tema è l'educazione civica, così per noi era bellissimo combinare le due iniziative insieme. Il calcio, lo sport può aiutare, perché stare in gruppo significa anche confrontarti con ragazzi, che spesso questo fuori non avviene, e il calcio questo aiuta, ma soprattutto lo sport, lo spirito sportivo ti insegna che saper convivere è fondamentale, quindi penso che sia un bello contributo questo che viene fatto oggi, e la risposta anche dei ragazzi vedo che è numerosa, è bella, perché sono iniziative che fanno bene. E quando il messaggio viene dato dai propri benemini assume un grande valore. E noi come Trapani Calcio siamo stati molto vicini a questo progetto con la Lega, perché è un tema, il bullismo è un tema molto delicato, molto diffuso, sappiamo benissimo, soprattutto nelle scuole. Quindi a maggior ragione in settimana abbiamo fatto visita nelle scuole proprio per stare vicino a queste persone e fargli capire che come comportarsi, come si sta al mondo, che siamo tutti uguali, e anzi di aiutare il prossimo, perché comunque il messaggio che dobbiamo lanciare è questo. Siamo stati una settimana fa, sono stato in una scuola in centro dove si è appunto parlato di questa tematica un po' brutta, ma anche quanto è importante, del bullismo, la lotta contro il bullismo. Cioè, adesso vedete tutto lo stadio pieno, tutti questi ragazzini che hanno fatto parte di questo evento, è veramente bello, perché comunque giorni d'oggi trovare ragazzini che magari stanno a pari con gli altri, c'è sempre un po' di rivalità e tutto, quindi si tende sempre a prendere in giro quello più debole, ma non deve essere così, perché siamo tutti quanti uguali e tutti hanno bisogno comunque di una mano e di un aiuto. Un evento che si ripeterà, come preannunciato dal presidente della Nazionale di Amici, Boris Roberti. E grazie Trapani, alla città di Trapani, alle scuole di Trapani, tutte le associazioni di volontariato, Trapani Calcio e la Polizia di Stato che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Sì, noi stiamo già seguendo una serie di iniziative proprio intitolata Amici contro il bullismo già da diverso tempo, in contatto con le istituzioni nazionali, proprio per trasmettere attraverso l'esperienza, la testimonianza dei ragazzi, il modello di come si sconfigge e si supera il bullismo. Visto l'enorme successo, faremo un'altra tappa nella provincia di Trapani, esattamente a Marsala, e a giorni daremo la data. Erano già allo stadio provinciale stamattina per questo avvenimento, però di pomeriggio alle 15 i Granata torneranno ad allenarsi in vista del prossimo impegno, quello di sabato ad Ascoli. Intanto andiamo ad ascoltare le parole di Mirko Pigliacelli, il portiere Granata, subito dopo il pareggio con l'Avellino.
Abbiamo fatto un'ottima partita, secondo me, abbiamo creato molto e potevamo vincere. Diciamo non siamo stati fortunati a concludere al meglio le occasioni avute, però comunque abbiamo portato a casa, secondo me, un punto importante che si aggiunge agli altri 6 già fatti. Ora pensiamo alla prossima e continuiamo su questa strada. Loro hanno messo parecchi cross in mezzo, quindi per me sono state difficili altre cose. È normale, quella che si vede di più da fuori è la parata, però è andata bene così. Per quanto riguarda Rossi, secondo me c'era fallo su di lui e quindi niente, continuiamo così. Loro hanno messo dei palloni in mezzo molto importanti, avevano davanti un giocatore comunque di categoria che fa reparto da solo. Noi abbiamo, come tutti sappiamo e sapete, delle caratteristiche precise. Non siamo una squadra che può tentare lanci lunghi o andare a fare la guerra in avanti. Nel primo tempo, diciamo, abbiamo crossato un po' troppo, dovevamo giocare più palla a terra, però secondo me la partita del Trapani è stata più che positiva e all'altezza, insomma, per la gara che andava fatta. A questo gruppo, secondo me, non si può dire niente. Dal primo minuto all'ultimo abbiamo lottato e lo faremo in tutte le partite da qui fino alla fine. Ascoli è un campo difficile, però noi abbiamo un gruppo importante che ci può tirar fuori da questa situazione. Scendiamo di qualche categoria, andiamo a vedere i risultati delle squadre trapanesi nei campionati di eccellenza, promozione, prima e seconda categoria. Nella 20ª giornata del campionato di eccellenza, dopo la sconfitta pesante nel turno scorso, il Paceco riprende il suo cammino schiantando nel derby il Dattilo e continua la sua marcia verso la promozione. Non molla di un centimetro la Folgore che vince e rimane incollata la squadra di mister Mazzara. Risale la Riviera Marmi che conquista un'altra vittoria importante e fa un ulteriore passo in classifica. Comincia a scendere l'Alba Alcamo e rischia di perdere il treno playoff. Pareggio importante per il Mazzara che può sperare di salvarsi senza ricorrere ai playout. Aumenta il distacco del Marsala dalla zona playout rischiando di sprofondare sempre più in basso. Nella 20ª giornata del campionato di promozione, il Castellammare vince ancora e rimane incollato ai playoff. Vittoria importante del Campobello, il Salemi può sperare nella salvezza aritmetica. Sconfitta pesante per il Cinque Torri che non trova pace, aspettando novità sulla questione Campoaula. Nella 18ª giornata del campionato di prima categoria non si ferma più la Nuova Sportiva del Golfo che vuole già staccare il biglietto per la promozione diretta. Piccolo passo falso del Fulgatore. Vittoria importante dello Sciacca che rimane in zona playoff. Invece le squadre marsalesi sono in caduta libera, ma la speranza della salvezza è ancora aperta. Nella 14ª giornata del campionato di seconda categoria la Polisportiva Alcamà vince e sorpassa il Gibellina. Altra vittoria fondamentale del Custonaci. La Mazzarese si ferma, la Juvenilia non vede più la luce. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti, serata imperdibile, quella di questa sera alle 21 in diretta e poi in replica alle 23 con De Politicom e Nicola Baldarotta. Si parlerà delle prossime elezioni amministrative di Erice, ospiti in studio i candidati a sindaco Daniela Toscano, Cettina Montalto e Luigi Nacci. Adesso una breve pausa pubblicitaria, torniamo qui con la nostra seconda edizione. Vi aspetto. Thank you.